peso di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi. Non avere paura, dice il Signore. Continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città ho un popolo numeroso. Non avere paura, non tacere. Le chiavi per addentrarci nell'esercizio di discernimento di questi giorni ci sono state affidate nel momento di preghiera di martedì sera. Non avere paura è l'invito che percorre tutta la Scrittura. Nel Vangelo lo ritroviamo dall'annuncio dell'angelo a Maria alla rassicurazione rivolta alle donne che si erano recate al sepolcro. Sono parole su cui molti di noi probabilmente si sono trovati a meditare tante volte, ma sono anche parole che molti hanno sentito risuonare in maniera nuova e particolarmente forte in quest'ultimo anno, nei giorni più difficili della pandemia, di fronte allo sbigottimento suscitato da un pericolo invisibile e pervasivo che ci ha fatto piangere la morte di tante persone, ha cambiato le nostre abitudini, ha generato grandi difficoltà sociali ed economiche e ha messo in crisi tante sicurezze e convinzioni. Non possiamo e non vogliamo limitarci a sperare di passare oltre tutto questo. Continuiamo insieme, invece, come abbiamo fatto nei mesi passati, a guardare in profondità quanto abbiamo vissuto e stiamo vivendo, per chiederci in che modo questo tempo ci interpella. È da qui che occorre prendere le mosse per la nostra riflessione di questi giorni. Nessuno potrà dimenticare quella sera, in una piazza San Pietro deserta, solo sotto la pioggia, Papa Francesco ci ha ricordato che ci salviamo solamente se comprendiamo di essere tutti sulla stessa barca, ma anche che con il Signore a bordo non si fa naufragio, che abbiamo un'ancora, nella sua croce siamo stati salvati, abbiamo un timone, nella sua croce siamo stati riscattati, abbiamo una speranza, nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore. Quelle parole le facciamo nostre anche oggi, per ricordarci gli uni gli altri che questo non è un tempo in cui lasciarci scoraggiare, in cui ripiegarci sulle preoccupazioni e sulle fatiche, nemmeno su quelle della nostra associazione. È tempo in cui rincuorarci e rincuorare. E per poterlo fare, occorre porci con ancora più attenzione in ascolto della realtà. Solo se sapremo fermare il nostro sguardo sulle ferite che il virus ha causato, sulle nuove povertà che ha generato, sulle fragilità e le diseguaglianze che ha reso ancora più evidenti, potremo chinarci su di esse e farcene carico. Sono questi travagli e queste ingiustizie che dobbiamo tenere sempre al centro dei nostri pensieri quando ci chiederemo in questi giorni cosa dovrà fare la C, su cosa dovrà concentrare la propria attenzione nei prossimi anni. Ed è proprio adesso, in questo tempo così complesso e faticoso, che vogliamo sognare insieme un mondo diverso, una società più umana, una Chiesa più fraterna. È quello a cui Papa Francesco ci invita nella Fratelli Tutti. È il momento allora di prendere lo slancio e fare un balzo in avanti, non di rimanere sulla difensiva, bloccati in una pastorale di semplice conservazione. Vogliamo fare di questo tempo un'occasione di ascolto attento delle realtà, di discernimento autentico e perciò di scelta di cambiamento, per vivere noi per primi e per aiutare tutta la Chiesa italiana a vivere sul serio una conversione missionaria. Questo è tempo di speranza, di sguardo rivolto al futuro, per progettare un cammino diverso da quello che avevamo in mente fino a un anno fa, provando però a scorgere i sentieri che si aprono davanti a noi con la certezza che la nostra associazione avrà la passione, la creatività e la generosità che occorrono per poterli percorrere. Questo è tempo di gratitudine, in cui riconoscere il bene che il Signore semina sempre, in ogni frammento di vita e in ogni stagione della storia.
tempo in cui lodare Dio per la grazia del cammino che abbiamo compiuto in questi anni, che sono anni pieni di doni, di bellezza, di vita buona per ciascuno di noi e per tantissime persone che hanno incrociato la strada della C. Gioiamo insieme per il dono dell'azione cattolica. Aiutiamoci ad essere più consapevoli di cosa essa rappresenta per centinaia di migliaia di persone, cosa può e cosa deve rappresentare per la realtà in cui siamo radicati. Questo allora è tempo di fiducia. È la fiducia la prima chiave su cui fondare il nostro discernimento. La fiducia dei discepoli, che dopo una notte di pesca infruttuosa gettarono le reti solo sulla sua parola. Sappiamo di poterci affidare perché il Signore mantiene le promesse e per questo non temiamo di immergerci nella storia, addentrarci per i vicoli delle città e negli spazi delle periferie. Come i discepoli e come San Paolo al termine della sua missione ad Atene, ci affidiamo a Lui, che ci precede nelle tante città dentro cui ci chiede di stabilirci, per condividere dentro di esse la gioia del Vangelo e in cui Egli ha già un popolo numeroso. Non siamo noi a portare il Signore nella città, lo scopriamo già lì. Abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. Vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità e di giustizia. La sua presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata. Guardiamo allora al nostro tempo, al mondo, all'Italia, alla realtà di cui ci sentiamo parte, con stima e simpatia, con affetto e tenerezza. Siamo consapevoli delle tante divisioni che la percorrono, delle ferite che la appesantiscono, delle ingiustizie che la disumanizzano. Ma non desideriamo un altro tempo, un'altra città dove abitare, un altro popolo con cui condividere l'esistenza. È qui che ci è chiesto di continuare a parlare e non tacere, profeticamente, senza avere paura. Saper camminare nella storia scorgendo dentro di essa i passi del Signore. È questo, ci ha ricordato il Vescovo Gualtiero martedì, il primo tratto del profeta. E profeti siamo chiamati a esserli tutti. Ieri Papa Francesco ci ha ricordato che non abbiamo bisogno di diventare qualche cosa di diverso da quello che siamo in forza del battesimo. Siamo chiamati a essere profeti tutti e insieme, come popolo di Dio, e dentro di esso noi, insieme come associazione. Ce l'ha insegnato il Concilio. È al popolo di Dio che spetta il compito di ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari linguaggi del nostro tempo per poterli giudicare alla luce della parola di Dio. È il popolo di Dio che cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo quali siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio. Anche l'azione cattolica, allora, ha chiesto di essere profetica. Ce lo siamo detti spesso e ci è stato ripetuto più volte. E allora è importante domandarci cosa questo può significare. Ed è compito di questa Assemblea tentare di capire come la C di oggi può e deve essere profetica per il mondo di oggi e per la Chiesa di oggi. Profeta non è colui che gioca in anticipo sulla storia, che compie gesti clamorosi o rilascia dichiarazioni eclatanti. Non è colui che si straccia le vesti con indignazione di fronte alle inadeguatezze degli uomini. Non è stato così Vittorio Bachelet. Non lo sono stati Armida Barelli o Carlo Carretto. E nemmeno Luigi Sturzo, Primo Mazzolari o Tonino Bello. Casomai, profeta è colui che concorre con umiltà e mitezza, come ci ha detto ieri il Papa, a far maturare le condizioni perché la storia si trasformi. È colui che sa vedere di cosa davvero il nostro tempo ha sete. Saremo una C profetica allora se sapremo leggere la realtà andando in profondità e mostrare dentro di essa il bene che è all'opera. Se sapremo custodire i germogli di questo bene e favorirne la crescita con la pazienza del contadino,
ci ha ricordato martedì sera il Vescovo. È questa la profezia di cui siamo debitori al nostro tempo, alla Chiesa, alla società di cui facciamo parte, alle persone alle quali desideriamo farci prossimi. Per questo, come si legge in Evangelii Gaudium, dobbiamo avere il coraggio di inoltrarci lungo percorsi inesplorati, sapendo trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni nostra struttura diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. Allora non cambiare per il gusto di cambiare, ma per lasciarci convertire dalla realtà che vogliamo servire. Avere il coraggio di rinnovare noi stessi per cercare di rinnovare la Chiesa, però, non vuol dire illuderci di avere il passo più lungo degli altri, accontentarci di correre in avanti se questo non serve ad avanzare tutti insieme nella stessa direzione. È questa la sinodalità, di cui molte volte giustamente diciamo di essere scuola e palestra, e come anche il Papa ieri ha riconosciuto nel suo discorso. Ecco, a questo proposito mi ha colpito molto un ammonimento di Francesco pronunciato nel giugno scorso, quando le attività stavano timidamente ripartendo. Oggi, ha detto, abbiamo bisogno di profezia, ma di profezia vera, non di parolai. A me fa dolore quando sento proclamare vogliamo una Chiesa profetica. Bene, cosa fai perché la Chiesa sia profetica? Servono vite che manifestano il miracolo dell'amore di Dio, non potenza, ma coerenza, non parole, ma preghiera, non proclami, ma servizio. Tu vuoi una Chiesa profetica? Incomincia a servire e stai zitto. All'azione cattolica, allora, non basta per essere profetica dire la cosa giusta. Non è sufficiente uscire dall'afasia. Profezia non è questione di alzare la voce, di farsi sentire. Bisogna piuttosto sapersi far ascoltare. Il nostro atteggiamento e il nostro linguaggio devono essere un invito al dialogo, non un ostacolo adesso, per permettere a coloro a cui ci rivolgiamo di confrontarsi con noi. La profezia di cui sembra avere più bisogno il nostro tempo, la cultura in cui siamo immersi, la politica che è un'espressione e perfino la Chiesa in cui camminiamo, è la profezia della mitezza, che è forza tenace e coraggiosa di cambiamento, non arrendevolezza, non assuefazione allo spirito del tempo. Mitezza come rifiuto di ogni forma di arroganza, di prevaricazione, di enfatizzazione delle divisioni. Mitezza come unico modo adeguato di vivere la fraternità. Mitezza come rigore e chiarezza del linguaggio, non come rinuncia a parlare. Ci è chiesto di saper rendere ragione della speranza che è in noi con dolcezza e con rispetto e con retta coscienza. E per questo bisogna avere innanzitutto cose significative da dire, non parole scontate. Non ci è chiesto di compiacere chi la pensa già come noi, ma di aprire un dialogo con chi ha una visione diversa del mondo, della giustizia e dell'umano. L'autentico profeta, ci ha ricordato ancora il Vescovo, non cerca di piacere agli uomini, ma a Dio. E questo vuol dire anche misurare su un metro differente rispetto a quello della visibilità e della risonanza mediatica la rilevanza di ciò che si dice e soprattutto di ciò che si fa. Perché, mai come nel nostro tempo, la profezia rischia troppo spesso di essere ridotta a una questione di parole. Ma profezia è innanzitutto una questione di scelte concrete, di gesti, di testimonianza, a volte anche di azioni silenziose che agiscono sul fondale della storia, non sul palcoscenico. Questo non significa sottrarci la responsabilità di intravedere e dire la differenza tra giusto e ingiusto, tra bontà ed egoismo, tra umano e disumano, ma significa saperlo fare a due condizioni. La prima è quella di non porci mai nell'atteggiamento
di chi si sente più in alto rispetto agli uomini e le donne del nostro tempo. Il profeta, scriveva il cardinale Martini, non accusa da lontano, ma si coinvolge totalmente, vive nel dramma del popolo. È un uomo che soffre mentre parla, che soffre per ciò che deve annunciare. E quante volte Papa Francesco ha invitato i credenti a imparare a piangere, perché certe realtà della vita si vedono solo con gli occhi puliti dalle lacrime e soltanto quando saremo capaci di piangere saremo in grado di fare qualcosa per gli altri con il cuore. Siamo profetici quando ci lasciamo per prima cosa commuovere dalle vicende umane, per quelle delle singole persone e per quelle della storia. La seconda condizione per prendere parola è quella di non porci mai nell'atteggiamento di chi si sente più avanti rispetto alla comunità ecclesiale. Come a volte, e non solo a volte, ci capita. Quando siamo troppo facilmente inclini a parlare male delle nostre comunità parrocchiali o di quelle diocesane, dei pastori, dei parroci, delle altre realtà ecclesiali, tutte realtà di cui ci sembra importante sottolineare sempre l'inadeguatezza. È un modo di fare che di tanto in tanto si riflette persino nei confronti della nostra azione cattolica, nelle incomprensioni che si generano tra le persone e tra le diverse parti dell'associazione, tra i settori e movimenti, centro nazionale, centro diocesani, parrocchie, e ancora nel bisogno che sentiamo di invocare sempre una C diversa, meno strutturata, meno allineata, meno prudente, dimenticando che l'autentico profeta ha l'assillo di sentire come ecclesia. Egli non è una voce fuori dal coro, non è un solista. Quello che il profeta è chiamato a rivelare è il senso nascosto che sta prendendo la storia. Ha una C profetica, è chiesto allora di saper comprendere le questioni che agitano il cuore del nostro tempo, non per indignarci, ma per cogliere e additare dentro di esse ciò che è essenziale all'uomo, l'amore del Signore che è all'opera dentro la città. Sentite forte dentro di voi la responsabilità di gettare il seme buono del Vangelo nella vita del mondo, attraverso il servizio della carità, l'impegno politico. Mettetevi in politica, ma per favore, nella grande politica, nella politica con maiuscola. Attraverso anche la passione educativa e la partecipazione al confronto culturale. È dentro la città che siamo chiamati a vivere questa profezia, testimoniando la speranza che nasce dall'amore del Signore. Del resto è proprio questo l'obiettivo del nostro progetto formativo: accompagnare tutti gli aderenti di AC a essere laici, capaci di vivere in modo autentico e originale la propria esperienza cristiana nella storia e nel mondo. È qui, nella città, che si radica il nostro impegno, quello di ciascun aderente, chiamato a mettere in gioco la propria coscienza formata in ogni circostanza, in ogni ambito della vita, e quello di tutti noi, insieme come associazione. Scrive il Papa in Evangelii Gaudium che esiste un'intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana. Una fede autentica non è mai comoda e individualistica, implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo. È questa la sfida che ci consegna anche la Fratelli Tutti, impegnarci per far germogliare un'altra umanità. Le forme e gli strumenti che una realtà come la C può utilizzare per adempiere questa precisa responsabilità non possono però essere quelli del potere politico, economico o mediatico che sia. Essere chiesa povera per i poveri passa anche attraverso la rinuncia a privilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi.
È su questo piano che si misura la portata profetica della scelta religiosa, che è la scelta per il primato dell'evangelizzazione, la scelta di mettere al centro della vita associativa la tensione a nutrire il mondo con la linfa vitale di una fede incarnata e comunitaria. E da questo punto di vista sono sempre valide e attuali le parole scelte da Paolo VI per approvare lo Statuto del 69. In una stagione nella quale molti pensavano che l'unico modo per incidere sulla realtà fosse l'attivismo politico, Papa Montini invece invitava i laici di EC a rendere concreta testimonianza alla forza trasformatrice sempre viva ed operante della parola di Dio, intimamente assimilata e vissuta. È partendo da questa prospettiva che nel quadriennio appena concluso abbiamo provato a prendere sul serio la provocazione che ci è stata affidata da Francesco nella festa del 150°, quella che abbiamo appena sentito, quando ci ha sollecitati a spenderci per una politica con la P maiuscola. Si tratta di una dimensione essenziale, non aggiuntiva, del nostro impegno laicale, qualcosa che non si può separare dall'azione formativa e dell'impegno culturale, dalla cura della vita spirituale, dal servizio ecclesiale, da quello caritativo. In questi 4 anni abbiamo provato a capire come lasciarci interpellare dall'invito del Papa e lo abbiamo fatto tutti insieme, mettendo il tema del bene comune al centro di molti appuntamenti nazionali dei settori, della CR, dei movimenti e attraverso specifiche iniziative dei nostri istituti, del centro studi, dell'editrice, della rivista Dialoghi, che quest'anno compie 20 anni di vita e che ha accompagnato sempre la riflessione dell'associazione e che ultimamente ha dato vita anche a una versione online per stare più tempestivamente sui temi dell'attualità. L'abbiamo fatto in tutti questi modi, a livello nazionale, ma soprattutto attraverso decine di proposte promosse dalle associazioni diocesane e parrocchiali, con dibattiti pubblici e convegni e con concrete iniziative volte ad agire specificamente o su questioni locali oppure su grandi temi globali. Ecco, tocca però a questa Assemblea, al Consiglio nazionale che l'Assemblea indicherà, alla Presidenza che verrà eletta, individuare le strade per mantenere alta questa attenzione, sapendo di avere un saldo punto di riferimento nella Laudato Si e nella Fratelli Tutti. Io provo a esplicitare alcuni criteri con cui in questi anni abbiamo cercato il modo di volta in volta più adeguato per essere presenti nel dibattito pubblico, senza inseguire la cronaca e senza farci prendere dall'urgenza di dover intervenire su tutto, ma con la preoccupazione di guardare sempre alla realtà dal punto di vista di chi ha meno possibilità, dal punto di vista di chi ha meno possibilità di far valere i propri diritti, la propria voce, i propri bisogni, e ponendo molta attenzione a far sì che lo stile, i toni, il linguaggio che utilizzavamo fossero efficaci per offrire spunti di riflessione e potessero essere percepiti come un reale tentativo di aprire il confronto, non di chiudere il discorso. Abbiamo pensato che fosse questo il contributo specifico che potevamo portare nel clima che ha avvolto il nostro Paese in questi anni. Non l'abbiamo fatto solo per i nostri aderenti. È l'Italia che ha bisogno che qualcuno mostri che è possibile svelenire il dibattito, argomentare invece che urlare, vedere le sfumature invece che semplificare. Come scrive Francesco nella Fratelli Tutti, viviamo in una stagione in cui il dibattito viene manipolato per mantenerlo allo stato di controversia e di contrapposizione e si utilizza il meccanismo politico di esasperare, esacerbare e polarizzare per seminare la mancanza di speranza e suscitare la sfiducia costante. Proprio per questo ci è sembrato che fosse necessario innanzitutto tentare di offrire un punto di vista differente da quello di quelli che salgono sulle barricate. Abbiamo ritenuto che questa fosse l'unica via per alimentare la formazione di un pensiero critico. Un pensiero critico diffuso penso che sia forse ciò di cui ha più bisogno oggi il nostro Paese.
Siamo convinti che questo sia il modo migliore per continuare a suscitare, formare e accompagnare un'autentica passione per il bene comune. Questo forse è un compito che richiede un'attenzione ancora più forte, più strutturata ed esplicita da parte dell'associazione. Formare e accompagnare un'autentica passione per il bene comune richiede iniziative specifiche, proposte formative, senza dimenticare però che è innanzitutto la vita associativa ordinaria che forma il senso del bene comune, attraverso i cammini annuali, ma ancora di più attraverso le dinamiche associative che ci educano alla fatica della democrazia, al valore della gratuità, al significato della responsabilità e della corresponsabilità. Ecco, allora, lasciatemi aprire una piccola parentesi. È questa una buona ragione, non è la sola, per ribadire che gli organismi, i tempi e le forme democratiche che ci contraddistinguono sono una grande risorsa per l'associazione, non sono un intralcio o una sovrastruttura inutile. Di fronte al moltiplicarsi degli impegni e al ridursi della disponibilità di tutti noi, potrebbe a volte sembrarci che la soluzione sia togliere di mezzo regole e strutture che paiono appesantirci. Ma non sarebbe la soluzione. Sarebbe solo la premessa per perdere il valore specifico del nostro contributo ecclesiale alla cultura, alla società e alla politica del nostro tempo. Anche da questo punto di vista, l'esperienza della pandemia ha molto da insegnarci. Quando ci siamo trovati impreparati di fronte all'imponderabile, abbiamo capito quale straordinaria ricchezza sia per noi. E quando dico per noi, intendo per ciascuno di noi, e insieme per ciascuno di noi, ma anche per tutta l'associazione e per la realtà di cui siamo parte. Ecco, abbiamo capito in quei giorni, in quei mesi, quale straordinaria ricchezza sia per noi la possibilità di avere spazi e occasioni di confronto, di discernimento condiviso, di elaborazione di un modo non superficiale di affrontare le cose. Luoghi e momenti per leggere attraverso la lente della fede quelle esperienze di fragilità, di paura, di lutto e anche quelle esperienze di relazione, di cura reciproca, di coltivazione della speranza che il virus ci ha fatto attraversare in maniera particolarmente densa e improvvisa, ma che costituiscono la carne dell'esistenza di tutti noi sempre. Ecco, abbiamo bisogno di luoghi in cui continuare a comprendere insieme il nostro tempo, per capire insieme come sarne all'altezza. E abbiamo bisogno di tempi e spazi e quindi regole e organismi in cui tradurre tutto questo esercizio in scelte condivise. Terminata la parentesi, credo sia opportuno aggiungere un'ultima sottolineatura su questo tema del formare e accompagnare al bene comune. Penso che sia importante aggiungere che accanto alla necessità di formare cittadini consapevoli e critici, è importante anche portare avanti e anzi rilanciare con maggior convinzione il percorso avviato da tempo per accompagnare e custodire chi, tra i nostri aderenti e non solo, ha scelto di impegnarsi in politica. Lo possiamo fare solamente se ce ne facciamo carichi tutti insieme. Se saremo capaci di mostrare a coloro che hanno fatto una scelta importante di servizio che l'associazione rimane casa loro, a prescindere dalla collocazione politica. Se sapremo, cioè, riaffermare che la pluralità è ricchezza e che ben più radicali sono le ragioni dell'unità che appartengono a un piano diverso rispetto a quello delle scelte politiche. Se sapremo, allora, superare davvero l'idea che ci sia un'unica possibile traduzione politica dei valori in cui crediamo e della fede che viviamo. Solo così potremo sottrarci alla tentazione di tirare il Vangelo per la giacca, ascrivendolo con troppa leggerezza alle nostre convinzioni di parte. E credo che questo sia un altro contributo decisivo che possiamo portare alla società e alla Chiesa italiana. Thank you.
Anche la Chiesa, del resto, come la società italiana, è attraversata da tensioni e contrapposizioni. Francesco la scuote ogni giorno per farle ritrovare slancio missionario, ma il coraggio e l'energia del Papa non bastano in una Chiesa che fa molta fatica a ripensarsi. La spinta di Francesco suscita grande speranza in tantissimi, attrae e interpella il cuore di molti non credenti, ma deve misurarsi anche con i timori e le incomprensioni di una parte significativa della comunità ecclesiale, spesso polemica e rancorosa. Gli attacchi contro Francesco continuano senza pudore, senza senso della misura e senza senso della responsabilità. In questi anni lo abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo oggi. L'Azione Cattolica sta con Papa Francesco. L'Azione Cattolica sta con Papa Francesco. Preghiamo per lui, facciamo nostre le sue indicazioni, gli diciamo grazie per il vigore e la serenità con cui porta avanti il suo ministero. Anche tra coloro che condividono l'impostazione del pontificato, peraltro, c'è chi si dimostra dialogante e sinodale sulla parole, non però negli atteggiamenti e nelle scelte concrete. Insomma, da più parti emerge la tendenza a fomentare anche in campo ecclesiale divisioni sostanzialmente ideologiche, che sono sempre segno di una mancanza di carità. Sono divisioni alimentate ad arte da chi nelle gerarchie, nei luoghi del pensiero, nelle aggregazioni laicali, nei mezzi di comunicazione, nel sottobosco degli affari e del mondo politico ha perduto o teme di perdere posizioni di potere e di prestigio, oppure spera di guadagnare spazio. E queste divisioni così artificiose finiscono per disorientare tante persone, producono ferite e generano sfiducia. Proprio per questo noi non vogliamo concorrere ad alimentare contrapposizioni, trasformando le nostre comunità parrocchiali e diocesane in campi di battaglia. 50 anni fa, l'Azione Cattolica seppe farsi carico di rimanere in mezzo alle tensioni post-conciliari provando a non lasciare indietro nessuno. Si mise con determinazione a disposizione della Chiesa italiana per tradurre in scelte concrete il Concilio senza percorrere la strada della rottura. E ne pagò il prezzo. Da alcuni venne accusata di non essere abbastanza coraggiosa, di rimanere ancorata a un modo di pensare la Chiesa troppo istituzionale. Altri le imputarono di aver ceduto allo spirito del tempo, di aver rinunciato alla propria identità, di aver perso autorevolezza agli occhi della società italiana. I 50 e più anni che sono passati da quella scelta hanno dimostrato la natura profetica di quel modo di procedere, senza strappi, con prudenza, ma con una chiara direzione di marcia, con il coraggio di chi si preoccupava di generare processi. Oggi ci è chiesto di fare lo stesso, continuare, come ci siamo detti tante volte, a lavorare con passione, gratuità e gratitudine per fare della nostra associazione uno strumento di attuazione del sogno di Chiesa disegnato da Papa Francesco. Già 4 anni fa, e anche ieri, il Papa ha riconosciuto e apprezzato la scelta che ci ha portati a fare dell'Evangeli Gaudium la nostra Magna Carta. In questi anni abbiamo provato a proseguire lungo questa strada. Abbiamo dedicato i nostri appuntamenti principali ad approfondire e a fare nostre le direttrici del Magistero di Francesco: missionarietà, sinodalità, popolarità, fraternità. Questo l'abbiamo fatto a livello nazionale, con gli appuntamenti nazionali, ma anche molte associazioni diocesane, le delegazioni regionali hanno messo in campo iniziative in questa stessa direzione. Ecco, vorrei allora ringraziare tutti voi per questo impegno corale che ci ha portati a misurarci davvero con la necessità di abbandonare il comodo criterio del si è sempre fatto così. Girando l'Italia in questi anni ci siamo potuti rendere conto con la Presidenza nazionale di quanta generosità,
quanta creatività e quanto calore umano si sprigiona in associazione, anche nelle sue espressioni più piccole e a volte più affaticate. In alcuni degli angoli più sperduti del paese c'è un gruppo, magari piccolo oppure grande, di AC, che rende possibile a qualcuno fare un'esperienza bella di fede, vivere una vita impastata di Vangelo. Non dobbiamo mai pensare che sia qualcosa di ovvio e banale. È qualcosa di prezioso, non diamolo mai per scontato. E al tempo stesso non possiamo mai cadere nella tentazione di guardarci allo specchio e metterci comodi in poltrona. Anche l'anno che abbiamo trascorso, confrontandoci con l'inaspettato della pandemia, ci ha fatto comprendere quanto sia importante non smettere mai di metterci in discussione. Pensiamo solo, per fare un esempio, all'utilizzo degli strumenti digitali, verso i quali forse fino a un annetto fa nutrivamo una certa diffidenza e che, come questa assemblea dimostra, abbiamo invece imparato a vedere e vivere come una risorsa importante, se calibrati in modo da rafforzare e non indebolire il tessuto buono di relazioni su cui si ancora la nostra associazione. In questo, come in molti altri ambiti, dobbiamo continuare a cercare con coraggio e creatività vie nuove per giungere ai crocicchi delle strade. Si tratta, come dicevo all'inizio, di vivere noi per primi un'autentica conversione missionaria, per aiutare tutta la Chiesa a divenire più missionaria. E questo significa anche dedicare meno tempo a misurare le nostre forze, a fare l'elenco delle difficoltà che abbiamo davanti. Smettiamo di chiederci come stiamo, iniziamo a domandarci con più insistenza per chi siamo. Si tratta di assumere il dinamismo missionario per arrivare a tutti, privilegiando chi si sente lontano e le fasce più deboli e dimenticate della popolazione. Si tratta di aprire le porte e lasciare che Gesù possa andare fuori. Tante volte abbiamo Gesù chiuso nelle parrocchie con noi e noi non usciamo fuori e non lo lasciamo a Lui uscire. Aprire le porte perché Lui vada almeno. Per chi siamo? È da questa domanda che dobbiamo ripartire per chiederci che a chi vogliamo essere nei prossimi 3 anni. Tutto in chiave missionaria, tutto, si era raccomandato nel 2014 Francesco. Non stiamo parlando però di qualcosa in più da fare. Non stiamo parlando di aggiungere un'altra iniziativa alle tante che già facciamo e per le quali temiamo sempre di non avere le forze. La missionarietà non è un altro problema da dover affrontare, è la soluzione. Perché è ciò che dà senso al nostro impegno e ci fa essere ciò che siamo. Non è la Chiesa che fa la missione, ma è la missione che fa la Chiesa. Si tratta di continuare a camminare lungo la direzione che abbiamo già imboccato con ancora maggior convinzione e generosità, non di inventarci cose originali a tutti i costi. Ogni consiglio diocesano, ogni presidenza parrocchiale è chiamata a domandarsi come essere una C che fa della tensione missionaria la propria caratteristica, il proprio tratto comune, pur nella molteplicità delle scelte concrete che questa spinta può generare nei diversi contesti. Ogni realtà particolare interpella la C con necessità e attese specifiche. Altri nodi sono trasversali e comuni. In ogni caso, vogliamo affrontare tutte le sfide che abbiamo davanti insieme, come associazione. Pensiamo alle tante questioni poste dalla vita delle città, soprattutto se di grandi dimensioni, in termini di ripensamento della pastorale, ma anche di vicinanza a chi vive nella solitudine dell'isolamento urbano o di chi sperimenta lo sradicamento, tipico di una vita da fuorisede o da pendolare, studente o lavoratore che sia. Pensiamo ai tanti sud del nostro paese, all'incertezza che comporta crescere nei piccoli centri della dorsale appenninica, alle trasformazioni e alle difficoltà che avvolgono il mondo del lavoro.
E pensiamo ai passaggi delicati che segnano la vita ecclesiale, le difficoltà incontrate dai percorsi di ristrutturazione delle parrocchie in unità più grandi, l'età media e la scarsità numerica dei presbiteri, le spinte sempre più forti verso una sorta di clericalizzazione del clero, se si può dire, ma anche verso una clericalizzazione di molti laici e di tante comunità. Il Papa ieri ci ha avvertito con forza che questo rischio riguarda anche noi. Il pericolo, ha detto, è la clericalizzazione dell'azione cattolica e evidentemente deve considerarlo un pericolo serio, se subito dopo ha aggiunto, ma di questo parleremo un'altra volta, perché sarebbe troppo lungo. Ecco, allora occorre prendere questi rischi seriamente, questi temi seriamente. Pensiamo ancora, ad esempio, alla persistente rigidità della pastorale, che spesso cerca risposte efficientiste, affidandosi alla moltiplicazione delle iniziative senza lasciarsi veramente scuotere dal nostro tempo e senza avviare di conseguenza un reale e profondo ripensamento della catechesi e delle forme di annuncio. Ecco, così come per la clericalizzazione, per tutti questi temi è importante sottolineare che non guardiamo a tutto questo da fuori, come a un insieme di condizioni estranee, di ostacolo rispetto alle quali ci sentiamo distanti e nelle quali vediamo ciò che ci impedirebbe di essere un'azione cattolica più missionaria. Guardiamo a tutto ciò come la realtà di cui sappiamo di essere parte e di cui vogliamo metterci a servizio. Tocca a noi chiederci come aiutare la pastorale ad adeguarsi alla vita frenetica e frammentata delle nostre città e al contempo domandarci come contribuire a rendere le nostre città più fraterne e meno alienanti, più accoglienti e meno indifferenti. Spetta a noi continuare a lavorare per mettere insieme le tante energie buone che potrebbero dare nuovo slancio al Mezzogiorno. È nostra responsabilità sentirci custodi di tutti i giovani e gli adulti che lasciano la propria terra per costruirsi un futuro e al contempo sostenere chi scommette sulla voglia di rimanere là dove è cresciuto. Saper offrire a tutti la possibilità di restare ancorati a un'esperienza di vita comunitaria e prendersi cura della vita spirituale di ciascuno. Sostenere con le parole e i gesti della fede le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi. A noi spetta allora dunque di farci trovare lì dove le persone vivono, per sperimentare insieme con tutti e per tutti la forza umanizzante del Vangelo. È abitando gli spazi dell'esistenza umana che possiamo concorrere a scrivere pagine di Vangelo concretamente vissuto. Anche da questo punto di vista, l'esperienza della pandemia ci ha insegnato tanto. Ci ha mostrato il significato enorme di questo stare accanto alle persone con semplici gesti di condivisione e di solidarietà. Ogni associazione parrocchiale, ogni associazione diocesana, ogni gruppo di acerrini o di giovanissimi, di giovani o di adulti, di studenti e di lavoratori, deve chiedersi come accorciare le distanze con la vita delle persone di cui incrocia il cammino. Andare loro incontro. Questa è la dinamica della missione, perché non possiamo più pensare di praticare l'evangelizzazione solo per convocazione, ma anche necessariamente per immersione, che significa per incarnazione, stare dentro la vita. Nel suo discorso alle ACI di tutto il mondo, di 4 anni fa, il Papa ci disse che è indispensabile che l'azione cattolica sia presente nelle carceri, negli ospedali, nelle strade, nelle baraccopoli, nelle fabbriche. Ecco, molte associazioni diocesane, molte associazioni parrocchiali in questi anni hanno accolto con slancio questo invito. Girando l'Italia ci siamo sentiti raccontare tantissime iniziative di grande valore. E allora non dobbiamo smettere di lavorare in questa direzione, anzi dobbiamo farlo con ancora più determinazione e creatività. Addentrarci lungo i sentieri della Chiesa in uscita
significa dunque saper guardare anche oltre le aule del catechismo, oltre il cortile dell'oratorio e anche più in là del sagrato. Non significa però, in maniera semplicistica, dimenticare la vita che prende forma in quei luoghi. Conversione missionaria non vuol dire voltare improvvisamente le spalle al nostro impegno per la pastorale, al servizio che svolgiamo nei cammini di iniziazione cristiana, dentro i percorsi di formazione dei giovani e degli adulti. Significa casomai il contrario, impegnarsi di più per fare di essi un'esperienza di chiesa missionaria. Questo è il senso di aver aggiornato il progetto formativo, per riconsegnarlo a tutti gli aderenti, a tutti i responsabili, a tutti gli educatori. Perché avvertiamo la necessità di ribadire la fecondità dell'impegno educativo anche nella prospettiva della costruzione di una chiesa più missionaria. E al tempo stesso sentiamo di voler dire con parole nuove e più nette la convinzione che non può esserci in AC esperienza formativa che non sia anche esperienza missionaria e non può esserci azione autenticamente missionaria che non sia anche formativa. Sentiamo l'esigenza di ribadire che non viene prima l'una e poi l'altra, ma che l'una sta dentro l'altra. Acquisire una nuova consapevolezza da questo punto di vista può aiutarci anche a portare un contributo significativo rispetto ai tanti dubbi e ai tanti timori che serpeggiano nella comunità ecclesiale, spaventata dalla crisi delle vocazioni educative e troppo facilmente propensa a rinunciare al valore grande della gratuità, per cercare soluzioni che solo all'apparenza sono più efficienti. Sta a noi però rendere evidenti la ricchezza di un'esperienza formativa che diviene popolare non quando rinuncia alla qualità delle proposte, ma se sa delinearsi a partire dalla vita concreta dei ragazzi e degli adolescenti, delle famiglie, dei giovani e degli adulti di oggi. Un compito che possiamo fare nostro solo se non lo deleghiamo a qualcuno, a singoli educatori o a un gruppetto di essi, ma se lo pensiamo come una responsabilità condivisa che ci interpella come associazione. Perché chi educa, lo sappiamo, è la comunità e dentro la comunità l'associazione. Con la stessa passione con la quale facciamo nostra la responsabilità educativa, dobbiamo assumere come nostri i bisogni e le prospettive delle chiese locali a cui apparteniamo. A partire, lo accennavo prima, dai cambiamenti non solo organizzativi che diverse diocesi stanno attraversando, soprattutto, ma non solo, nelle regioni del nord. Il ripensamento e la riorganizzazione ormai generalizzata in unità comunità pastorali più grandi non ci può vedere tra coloro che rimangono in ultima fila, mugugnando e mettendo i bastoni tra le ruote per frenare un percorso che è irreversibile. Dobbiamo invece stare in testa a questi processi per trainare e rendere più semplici i cambiamenti, offrendo ascolto e rispetto ai dubbi, ai timori che questi cambiamenti possono generare, ma con il desiderio di fare di questi passaggi una grande occasione per ripensare insieme che Chiesa vogliamo essere, attraverso l'apporto di una corresponsabilità laicale che non può, non deve essere ridotta a un adempimento di compiti e di funzioni. E anche in questa prospettiva, per riprendere un altro dei nodi, delle questioni citate prima, che dobbiamo sentire forte la responsabilità di avere cura dei nostri preti, a partire dai nostri assistenti. Il loro ministero, la loro vita, la loro umanità, potremmo dire, è affidata anche a noi. Così come la è quella dei seminaristi che dobbiamo accompagnare facendogli pregustare la possibilità di vivere in pienezza la propria vocazione, godendo dell'amicizia e della collaborazione di laici maturi e generosi, capaci di camminare insieme sinodalmente nella corresponsabilità. Il mondo in cui viviamo e che siamo chiamati ad amare e servire anche nelle sue contraddizioni
esige dalla Chiesa il potenziamento delle sinergie in tutti gli ambiti della sua missione. Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa nel terzo millennio. Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola sinodo, camminare insieme, laici, pastori, vescovo di Roma. È un concetto facile da esprimere a parole, ma non così facile da mettere in pratica. Ecco, proprio l'abitudine a pensare e agire con uno stile sinodale è ciò che forse più di ogni altra cosa abbiamo da donare alla comunità ecclesiale e alla città di cui facciamo parte, dentro cui viviamo. E lo sarà ancora di più se sapremo farne patrimonio condiviso per fermentare dalla base il percorso che attende la Chiesa italiana, che il Papa ha invitato più volte a sperimentare forme autentiche di sinodalità, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, comunità per comunità, diocesi per diocesi. Anche ieri Francesco ha voluto aggiungere considerazioni fortemente significative su cosa dobbiamo realmente intendere per sinodo. Parole importanti su cui bisognerà riflettere con attenzione, non solo noi, ma tutta la Chiesa italiana. Per ora possiamo dire che per la C, il cammino sinodale che si apre davanti alla Chiesa italiana, è un percorso dentro cui stare con entusiasmo, mettendoci a disposizione con umiltà e con responsabilità, non per occupare spazi, ma per portare con semplicità il contributo di una lunga e feconda storia di corresponsabilità laicale. È questa la profezia più autentica della C. È in questo che si condensano le scelte fondamentali dello Statuto, si riassume la nostra identità e si chiarisce la nostra missione. Nel nostro essere un'associazione di laici che si impegnano liberamente in forma comunitaria e organica e in diretta collaborazione con la gerarchia per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa. Essere associazione, dunque, non rappresenta un dato organizzativo. Se lo pensassimo così, vorrebbe dire cadere nel tranello degli organigrammi e nell'illusione del funzionalismo, da cui proprio ieri ci ha messo in guardia Francesco. Essere associazione, invece, è un modo di pensare la Chiesa. È la forma attraverso cui sperimentiamo che non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo, che nessuno si salva da solo come individuo isolato, poiché Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana. Allora dobbiamo continuare a scommettere sul nostro essere associazione, investire sulle relazioni, sulla corresponsabilità, sulle persone. Scommettere e investire sui piccoli, dimostrando nei fatti che quando parliamo di protagonismo dei ragazzi diciamo sul serio, non pensiamo a dei momenti decorativi. Scommettere sui giovani, sulla loro passione e creatività, sulla capacità che hanno di assumersi responsabilità nei confronti della propria vita, di quella degli altri, del mondo e della Chiesa. Scommettere sugli adulti, chiedendoci come valorizzare la loro presenza, ancora così numerosa in associazione. Anche la presenza degli adulti fragili, di quelli affaticati, di quelli che non si vedono agli incontri parrocchiali da tanto tempo. Scommettere sugli anziani, sull'importanza per tutta l'associazione della testimonianza di fedeltà che ci consegnano ogni giorno. E ancora investire e scommettere sui movimenti, risorsa missionaria per tutta l'associazione. Non è certo un caso
Se in questi anni sono nati tanti circoli del movimento studenti, con il sostegno di moltissimi presidenti e vicepresidenti diocesani, con l'accompagnamento del settore giovani, la cura appassionata di tutta l'associazione. È un dato semplice, ma è un dato significativo, perché tra i banchi di scuola i giovanissimi modellano la propria vita, imparano a confrontarsi con il mondo adulto, si riconoscono come cittadini, espongono la fede alle domande e ai dubbi dell'esistenza. Non dobbiamo allora smettere di camminare in questa direzione, ma anzi camminare con ancora più convinzione. E questa spinta è una spinta che dobbiamo essere capaci oggi di condividere maggiormente anche con i cosiddetti movimenti esterni, con le peculiarità, le ricchezze e le differenze che li contraddistinguono, FUCI, MEIC, MIAC e anche la GIOC. Forse è giunto il tempo di avviare un ripensamento complessivo del loro ruolo, domandandoci in che modo ciascuno di essi potrebbe contribuire in maniera ancora più significativa alla vita di tutta l'associazione, rispettando e valorizzando la specificità di ciascuno di essi, ma sapendo anche però sperimentare insieme vie nuove, con creatività. Un percorso che sarà possibile solo con la partecipazione di tutta l'associazione. Scommettere sul nostro essere associazione vuol dire anche puntare su un rinnovato senso di militanza, nell'accezione migliore di questo termine. Rilanciare quella passione per la C, che è passione per la Chiesa, che ci è stata consegnata da donne straordinarie, come Armida Barelli, di cui, come sapete, avremo presto la gioia di festeggiare la beatificazione, e come Cinzia Sassudelli, Maria Teresa Vaccari, Maria Dutto e Anna Santi, che sono tornate alla casa del Padre in questi 4 anni. È una passione quella che queste donne ci hanno trasmesso e ci hanno affidato, che va coltivata e promossa. In questi anni ci abbiamo provato con l'area promozione. Sicuramente dobbiamo molto migliorare, dobbiamo investire più energie, più tempo, più risorse. C'è bisogno però del contributo di tutti, di ogni associazione diocesana e di ogni aderente. Ciascuno di noi deve sentire la responsabilità di non tenere per sé il dono grande che ha ricevuto quando qualcuno, un educatore, il parroco, i genitori, un'amica, un amico, gli ha proposto di aderire alla C. Facciamo promozione associativa per coinvolgere sempre più persone e rendere più bella la vita di tante comunità. Non lo facciamo per noi che nella C ci siamo già, ma per chi non c'è ancora. La pandemia ci riconsegna in modo forte anche questa responsabilità. L'interruzione e lo svolgimento di tante attività pastorali sono un'occasione per ripensare il modo con cui proponiamo l'associazione. L'opportunità per dire con forza, innanzitutto a noi stessi, che si aderisce alla C non per fare cose in parrocchia, ma per essere Chiesa che si fa prossima alla vita delle persone e delle famiglie. Allora anche il calo degli aderenti che forse potremo vivere quest'anno a causa della pandemia non ci deve scoraggiare, ci deve far ritrovare coraggio. Possiamo rilanciare l'adesione con ancora più passione e convinzione. Oggi, la prossima estate, nei prossimi anni. L'adesione non è una pratica che si esaurisce l'8 dicembre. È una parte di ciò che siamo. L'azione cattolica è un tessuto fatto di legami di vita buona. Lo diceva Franco Miano all'Assemblea Nazionale di 7 anni fa. È compito di tutti noi recuperare quelle piccole attenzioni che concorrono a irrobustire questo tessuto, che lo rinforzano e lo rendono più bello. È importante allora scegliere di investire sul legame associativo, essere un'unica associazione che cammina in una sola direzione, al sud e al nord, nei piccoli paesi e nelle grandi città, con passi diversi
a seconda dei bisogni di ciascuna realtà locale, ma sulla base di scelte comuni. Essere associazione sinodale significa che la strada la tracciamo insieme. Le buone idee, le esperienze da condividere, le domande a cui dare risposta non possono che arrivare dalla vita associativa, diocesana e parrocchiale, e dalle occasioni di confronto e ascolto che ci regaliamo a vicenda. Alcune volte si ha la sensazione invece che si stia un po' perdendo il senso di questo investimento, che alcune realtà possano pensare, ad esempio, di non avere le forze o il tempo o le risorse per partecipare agli appuntamenti, alle esperienze nazionali e regionali, preferendo concentrare le poche energie sulle iniziative e le cose da fare, in diocesi o in parrocchia. Oppure altre realtà pensano di potersi ritenere autosufficienti, in grado di fare da sé. Ecco, in entrambi i casi il pericolo è quello di pensare la C come una realtà funzionale, in cui ciò che conta è il risultato, finendo per rischiare ancora di più di sentirsi soffocare dalle tante attività, dalla programmazione, dal calendario. Certamente, certamente dobbiamo proseguire nello sforzo per contenere al massimo i costi delle iniziative, per migliorare i contenuti e le modalità degli appuntamenti, sia nazionali che regionali. Ma questi appuntamenti servono a farci prendere fiato, a farci respirare la stessa aria come associazione. Solo insieme possiamo essere la C che vogliamo essere, da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista economico. Solo insieme possiamo sostenere i costi della vita associativa, che devono sicuramente essere ridotti, insistendo sulla via della sobrietà e dell'essenzialità che abbiamo percorso in questi anni, tanto a livello locale quanto a livello nazionale. Ci sono però costi che almeno in parte sono ineliminabili. Dobbiamo imparare a gestirli in maniera sempre più oculata, ma anche saperne dare ragione, con trasparenza e con precisione, perché tutti gli aderenti possono avvertirli come propria responsabilità. E al tempo stesso dobbiamo imparare a fare passi in avanti nella capacità di individuare e mettere in comune nuove forme di reperimento delle risorse. In questi anni ci siamo confrontati in modo molto impegnativo, come Presidenza, come Consiglio nazionale, ma anche in diverse realtà diocesane, con la necessità di affrontare le difficoltà economiche dell'associazione. E abbiamo avvertito fortemente la responsabilità di custodire e valorizzare il nostro patrimonio, che non è solo economico, ma anche storico e affettivo. Abbiamo individuato una strada con il Consiglio e con la Presidenza nazionale e speriamo, e ne siamo ragionevolmente convinti, che nel giro di poche settimane si possa compiere un passo decisivo da questo punto di vista, affidando la gestione della Domus Mariae, da cui parlo, a un importante soggetto del panorama turistico nazionale. E parlando di questo ci tengo a dire, a nome di tutta l'associazione, un grande grazie all'amministratore nazionale Lucio Turra e a Michele Tridente per l'enorme lavoro che hanno svolto per rendere possibile questo passaggio. Il processo di risanamento dunque è istruito e speriamo possa dare buoni frutti, ma c'è ancora molto da fare per poterlo portare a compimento e sarà possibile ancora una volta solo con il sostegno di tutti. Essere associazione, mi avvio alla conclusione, non vi preoccupate troppo, essere associazione ha poi un'altra dimensione importante che dobbiamo saper valorizzare, la dimensione internazionale. Abbiamo tutti, penso, ancora nel cuore il momento vissuto 4 anni fa con le ACI di tutto il mondo insieme a Papa Francesco e lo straordinario discorso che Francesco ci ha rivolto. Ecco, quel giorno, il 27 aprile di 4 anni fa, rappresenta al contempo un punto di arrivo, l'esito cioè di molti anni di crescita, di conoscenza, di amicizia, di collaborazione, ma anche un punto di partenza, perché ci deve far cogliere l'importanza di essere una C che respira con lo stesso respiro della Chiesa Universale. E
in fondo è quello che una delle cose che volevamo indicare quando nella scorsa Assemblea Nazionale abbiamo deciso di dar vita al progetto Al Vedere la Stella, che abbiamo ricordato martedì sera. E oggi siamo contenti di poter dire che nei 3 anni che hanno preceduto il Covid non c'è stato un solo turno di presenza all'Hogar che sia andato deserto. Essere associazione significa questo, sapere che il nostro cammino non può mai essere un cammino solitario. Siamo chiamati a non avanzare da soli, ma insieme e con gli altri. Nasce da qui anche la logica delle alleanze, su cui tanto abbiamo insistito in questi anni. Pensiamo innanzitutto alle tante collaborazioni e amicizie che abbiamo intessuto dentro la comunità ecclesiale. In questi anni abbiamo scritto davvero belle pagine di Chiesa, ne siamo felici. Con la Presidenza nazionale abbiamo costruito una collaborazione profonda e assidua con la GESCI, confrontandoci su alcuni dei temi più cruciali del nostro servizio educativo. Abbiamo vissuto una profonda sintonia con le presidenze delle ACLI, dei Focolari, e con la comunità Papa Giovanni, con Sant'Egidio, con Comunione e Liberazione, Rinnovamento nello Spirito Santo. Abbiamo partecipato con convinzione ai tanti tavoli, ai tanti coordinamenti. Abbiamo costruito alleanze ben al di là anche dei confini ecclesiali. Come abbiamo detto, era questo il senso di aver proposto la nomina di Francesca Pasinelli alla presidenza onoraria dell'Assemblea. Sappiamo che molte iniziative simili sono state realizzate anche a livello territoriale e anche di questo diciamo davvero grazie. Adesso ci dobbiamo impegnare per passare dalla costruzione di singole alleanze alla promozione di una cultura dell'alleanza, perché siamo convinti che in questo tempo, in cui sembra prevalere uno spirito di frantumazione, l'unico modo per abitare in maniera responsabile il nostro tempo sia quello di farci promotori di ciò che unisce. Perché questa è la nostra natura, la nostra forza e direi quasi il nostro talento. Ecco, vale la pena ribadirlo. Lavorare insieme agli altri, fare della C un elemento di amalgama e non di divisione, di cooperazione e non di concorrenza, nella comunità ecclesiale e tra le pieghe della società, non è qualche cosa che rischia di indebolire la nostra identità e la nostra missione. È qualche cosa che ce la ridona. Qual è allora questa identità? Qual è la profezia? Per cosa siamo qui oggi, potremmo dire. Ecco, in fondo, come disse Vittorio Bachelet il giorno della sua nomina a Presidente Generale, la ragione per cui esiste l'Azione Cattolica, molto semplicemente, è quella di aiutare gli italiani ad amare Dio e ad amare gli uomini. È su questo che dobbiamo lavorare.